Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Vado avanti, Ciao. Segui la strada. Ok. Prima della collaborazione di mio padre, questo posto era molto frequentato. Alla notizia della collaborazione di mio padre sono letteralmente spariti tutti. Io sono purtroppo figlio della cugina di Matteo Messina Denaro e figlio di Lorenzo Cimarosa, che è stato un collaboratore di giustizia e che ha sferrato un duro colpo al sistema familiare e mafioso di Matteo Messina Denaro. Mio padre esattamente dieci anni fa, nel 2013, ha spaccato questo muro di omertà che sembrava indistruttibile proprio all'interno della famiglia. Io l'ho sempre disprezzato mio padre fino al 2013, e nel 2013 con la sua collaborazione lui per me è nato in quel momento. Sono stato orgoglioso di lui per la prima volta. Io frequentavo un ambiente scolastico, il liceo, dove i miei compagni avevano tutte famiglie felici e io invece avevo un padre detenuto e dei parenti criminali, e questo mi sconvolgeva. Mio padre aveva aperto una ditta edilizia, praticamente gli fecero prendere una parte dell'appalto dell'eolico, quindi mio padre era costretto a gonfiare le fatture per dare il denaro alla famiglia Messina Denaro. E i magistrati subito ci hanno chiesto di entrare nel programma di protezione, cambiare identità, cambiare città, andarmene da qui e rinunciare a chi sono, diventare un fantasma per colpa di un altro fantasma. Non potevo mai accettare di essere cancellato. La mia presenza qui è una resistenza. Praticamente stava a meno di 2 chilometri da casa mia, quindi chissà quante volte mi è passato qua sotto il naso. Sono stati giorni terribili, che avevo pure paura a prendere la macchina e andare in giro, perché avevo il terrore che mi sorpassasse qualcuno con l'auto e mi sparasse. La macchina di Messina Denaro girava indisturbata per le strade di Campobello di Mazara. Lo scorso 23 maggio commentava così il giorno del ricordo della strage di Capaci. E io qua bloccato con le 4 gomme a terra, cioè a terra nel senso non bucate, sull'asfalto, non si muove, per le commemorazioni di sta minchia. Questo è il supermercato dove andava tranquillamente a fare la spesa. Questo è il bar dove pare Matteo Messina Denaro andasse abitualmente, e questo è il primo covo. E poi tutti i covi con vista piazza erano a portata di mano di passante, di barista, di vigile del fuoco, di vigile urbano, di comandante della stazione dei carabinieri, di vicino di casa. Perché poi, sai, il Campobello di Mazara, chissà dov'è, viene evocato come una esotica Samarcanda. È a pochissimi chilometri dalla sua Castelvetrano, è il suo cortile di casa. Il fratello abitava là, molti fiancheggiatori storici abitavano a Campobello. Le indagini sono state neutralizzate da talpe di altissimo livello. A Campobello di Mazara è stato trovato uno dei covi dove si sarebbe nascosto Matteo Messina Denaro, di proprietà di Enrico Risalvato. Lui smentisce, ma il fratello Giovanni, ex consigliere comunale di Castelvetrano ed imprenditore nel calcestruzzo, è considerato dai magistrati un fedelissimo di Messina Denaro. Come si può sentire da queste intercettazioni, dove parla dell'ex boss di Cosa Nostra. Gliel'ho detto un mare di volte, me ne vado con lui, me ne sto fregando. Meglio un giorno da leone che 100 anni da pecora. E lui mi ha scritto, e io ti ringrazio e so che lo fai con tutto il cuore, però mi puoi aiutare di più da lì mi puoi aiutare. Io mi sono fatto 12 anni di carcere da innocente. Le guardie carcerarie passavano davanti alla mia cella e mi dicevano: Risalvato, ma là è carina, che ci fa? E com'è che la sua vita si è incrociata con quella di Matteo Messina Denaro? Ma perché ci conoscevamo da bambini. Per qua ci ho cazzate, cioè dette a telefono, ma oppure un'intercettazione banale, millanterie, queste qua sono. Chissà cosa pagherei per fumarmi un pacchetto di sigarette con lui. Minchia, una volta ce ne siamo fumati una stecca. Minchia, quando abbiamo finito, minchia, ci siamo guardati in faccia. Minchia, quando siamo minchioni, Perché lei è stato accusato di associazione mafiosa, giusto? Sì, sì. Un'accusa infamante. Le prove di un nessuno. A che non lo veda lui dal 1991.
Risalvato è anche uno dei responsabili di un attentato ai danni di Pasquale Calamia, ex consigliere comunale di Castelvetrano, che pubblicamente si era esposto contro il boss latitante. Nel discorso diceva: mi auspico che venga arrestato. Sì, venga arrestato. Matteo Messina Denaro venga assicurato alla giustizia. E questo ha scatenato la reazione addirittura di un incendio nella sua abitazione. Sì. Questa è tutta la sua casa che brucia. Sì. E sulla scalinata d'ingresso abbiamo posto delle lumine a forma di croce. Il giorno dopo una telefonata anonima a casa di mia madre dicendo: così va bene. Simone, hai capito la lezione? Ma io, ascolti, io nemmeno lo conosco questo signore. Però siete andati lì a bruciargli la casa. Ma quando mai? Ascolti, io... Almeno vabbè, diciamo una parola di pentimento su questo. Io mi posso pentire di qualcosa che ho fatto, ma di cose che non hai fatto ti so come appendere. Si sentirebbe di dire che la mafia è una montagna di merda? No, non lo dico perché non mi interessa questa cosa. È importante come messaggio. No, ascolti, no, che messaggio è questo? Cioè, io avessi a dire che una cosa che a mio avviso non è mai esistita. Io lavoravo in un'azienda, 100 operai, lo Stato lo sa che cosa ha fatto, chiudì l'azienda. Pigliare 100 parti di famiglia, e se facciamo un conto, marito, moglie, due figli a testa, su 400 cristiani che gettare un mezzo alla merda. E non si fanno. Questo la mafia lo avrebbe fatto? Penso di no. La borghesia mafiosa è mafia, è la mafia che oggi comanda in Sicilia. Caduti i grandi capi, e adesso comanda quella che prima era il contorno, il supporto, adesso è quella che comanda, perché i grandi patrimoni dei capi mafiosi che non ci sono più sono finiti lì, soprattutto in un mondo imprenditoriale che ha sempre continuato a fare affari. Per 20 anni hanno comandato quella che una giudice ha definito in maniera assai felice la mafia trasparente. Cos'è la mafia trasparente? La mafia trasparente è la mafia incensurata. Siamo ad Aspra, a un'ora circa da Castelvetrano. Questa è l'abitazione di Francesco e Maria Mesi. Maria Mesi è la storica amante di Matteo Messina Denaro. Come 20 anni fa, anche oggi è accusata di favoreggiamento insieme al fratello. Avrebbero aiutato Matteo Messina Denaro nella sua latitanza. Non c'entriamo niente, sono cose vecchie queste, cioè non c'è niente di nuovo. Cioè si riferisce a fatti passati? Certo, cose passate, basta. È una semplice amicizia del passato. Non rinneghiamo niente, non c'è niente, no, per favore. In che senso non rinnega niente? No, dico, l'amicizia non si può negare, il passato c'è stato e basta, no? Non ci abbiamo niente. Lei e sua sorella siete indagate, diciamo, l'accusa è quella di aver favorito la latitanza. Non è così, signora, non è così. È vero che sua sorella si vedeva ancora con Matteo Messina Denaro? Ma quando mai? No. Si sentirebbe di dire che la mafia fa schifo? Ma non rinnego io l'amicizia, per me io mafia non ne conosco, per me è una semplice amicizia, non lo so questa cosa. Di cui è orgoglioso? Dell'amicizia. Quando mi vengono a dire che ha fatto tutto Cosa Nostra, io rispondo che il cratere di Capaci è troppo grande per entrare in un'aula di giustizia. La mafia l'ha fatto, ma non è stata solo la mafia. Non conosciamo ancora nulla su chi ha voluto, oltre Cosa Nostra, le stragi del 92. E finché non lo sapremo, la nostra sarà una democrazia sempre in pericolo.